abbiamo raggiunto un accordo, rimaniamo insieme perché la cava comunque continua ad avere il suo 5%, per noi è un onore poter continuare con lui, rimarrà con noi per parecchio perché ci deve trasmettere e con lui dobbiamo condividere tante realtà. E quindi ad oggi abbiamo la maggioranza della realtà che però verrà comunque sempre condivisa una persona come Giorgio che è veramente tanto onore, ecco, questo è poco ma sicuro. Lo conoscevate già, nel senso è un contatto che era in corso da tempo? Diciamo che la trattativa va avanti da un po', abbiamo avuto dei competitor, poi il presidente ha apprezzato la nostra onestà sia umana che intellettuale e ha scelto noi. Questo immagino che voi già lo sappiate perché la cosa è nota ai noti, ecco. E proprio oggi siamo stati insieme, abbiamo a parte poi firmato, ci siamo fermati a pranzo insieme, anche per veramente c'è un'aria molto molto piacevole, totalmente distensiva, che ha aiutato entrambe le parti a raggiungere l'accordo. Cosa si sente di dire ai tifosi? Con quali, ecco, quali poi ci sarà modo, immagino, di presentare il progetto, eccetera. Però intanto che cosa si può dire su quelle che sono anche le vostre intenzioni, su che tipo di calcio vi piace fare? Allora, guarda, ti dico subito che, ahimè, anche per le nostre mogli, torniamo tutti anticipatamente dalle ferie, perché il 19 saremo con Giorgio Lacava ad Arezzo, per conoscere sia i luoghi che le persone. Verrà nominato un nuovo presidente perché io sono la proprietà, ma la presidenza la lascio a un mio caro socio, quindi, che conoscerete il 19. Verrà ufficializzato tutta la parte dirigenziale, stiamo riflettendo, c'è quasi incerto la conferma di Riccardo, perché lo valutiamo, diciamo, un'ottima persona, quindi Fabio ci aiuterà nel percorso sportivo tecnico e cerchiamo di ristrutturare, come si dice in gergo tizio, la squadra per fare un ottimo campionato. Ecco, il 19, malgrado l'odio di figli e molti, terremo su tutti quanti di Arezzo, cerchiamo di capire come fare bene. Questo è quello che mi sento oggi di dire, perché veramente è talmente fresca la realtà che non saprei neanche cosa darti o dirti più. L'altra domanda è se sulla figura, se ci sarà la figura di Pieroni o se avrete voi dei vostri uomini. Ma guarda, non so, non voglio essere scortese, però non so neanche chi sia persona. Abbiamo preferito, anche condividendo lo stesso obiettivo con la cava, tenere determinate distanze con persone che hanno fatto male, ma non male nel senso perché uno si giudica, perché ahimè poi uno sbaglia nella vita e ahimè questa persona sappiamo che ha fatto diversi errori, quindi il personaggio nello specifico neanche lo conosciamo, pensa, neanche l'abbiamo mai incontrato, ma senti per telefono abbiamo gestito la trattativa con la cava e i suoi legati e appunto Pieroni non ha mai partecipato a una tavola rotonda né ha mai scambiato parola con il sottoscritto, questo te lo posso garantire e giurare, e spero che sia di apprezzabile gesto la cosa, perché vorremmo comunque fare bene, in realtà è una piazza molto importante, la serie che oggi Arezzo ricopre è talmente importante che francamente dobbiamo dare tanto al paese e ai tifosi, che abbiamo visto che sono veramente presi e assorbiti da questa squadra, e noi anche venendo da Roma questa realtà è veramente apprezzabile umanamente e anche a livello di tifoseria è veramente bella, piacevole sapere che comunque una parte della squadra è di proprietà del tifoso, perché è talmente legata alla squadra che questo è il risultato, ecco.
Ultime solo due domande flash. Una è sul settore giovanile. Voi avete anche la lupa Frascati, se ci potrebbero essere collaborazioni e se l'obiettivo, diciamo, è quello di mantenere la categoria o si può anche pensare in futuro, magari in un progetto pluriennale, a anche, ecco, a obiettivi più prestigiosi. Sì, guarda, allora, ahimè, ancora scherzando, sì, abbiamo anche come proprietà io stesso la lupa Frascati, sì, è nostra. Speriamo di creare ottime collaborazioni, ne sarei contentissimo da romano e da frascatano fare questa cosa. Pecchiamo un po' di presunzione, ma scherzosamente parlando, il nostro obiettivo è sicuramente fare un ottimo campionato, ma non a troppo lunga gittata poter scalare la vetta. Per noi è un obiettivo primario, poter sperare da qui a pochi anni già di arrivare alla B, e poi là è particolarmente piacevole, bello, importante che uno non lascia ancora nel cassetto, però vorremmo poi un giorno poter lavorare anche per quello.